Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo nuovo video. Allora, ho preparato gli ingredienti per fare questa pastiera. Userò per questa frolla un po' di strutto oltre al burro, quindi faccio questa variazione. Sapete che prima la pastiera si faceva soltanto con lo strutto nei tempi antichi. Quindi vado a sfarinare burro e strutto con la farina e procedo come al solito. Ci metto la buccia di limone grattugiata, il cucchiaino di lievito. Poi metto le uova e faccio girare un pochino, va lavorata velocemente anche sul piano di lavoro, eccola qua, e poi va fatta riposare. Io lo sto facendo di sera e poi domani mattina proseguo per la pastiera. Quindi ci metto la velina e la metto in frigo, altrimenti basta anche un'oretta in frigo, farla riposare un'oretta. Ok. Non è complicato, tanto complicato, l'importante è organizzarsi e preparare tutti i passaggi uno per volta. Quindi ecco, per prima cosa la frolla, poi prepariamo il grano. Il grano va cotto insieme al latte. Il latte vedete voi anche un po' di meno di 130, quello che serve per farlo cuocere e far ritirare deve diventare una cremina. Quindi una ventina di minuti di cottura, il grano è già cotto, quindi è veloce. E poi lo lasciamo a raffreddare. Secondo passaggio. Allora, la ricotta io la frullo con lo zucchero, l'ho messa a scolare nel frigo, altrimenti potete prima passarla con un passino e poi aggiungere lo zucchero con una frusta semplicemente. Quindi, una volta resa cremosa, ecco, ci metto anche le uova. Allora, io ho messo due uova perché in questa ricetta metterò la crema pasticcera fatta con un uovo, quindi invece delle solite tre uova ce ne ho messe due, uova intere. Aggiungo la cannella, gli aromi, questa è la buccia di un arancio grattugiata e di un limone, arancio e limone non trattati. Ci metto i canditi, mi dispiace che non ho i miei perché li avevo terminati, altrimenti avrei messo quelli fatti da me. Per questa volta va così. E poi i canditi andate ad occhio, a gusto, diciamo. Poi ci metto, questa è l'essenza di arancio. Ce ne metto metà perché tanto comunque ho grattugiato la buccia. La voglio fare un po' delicata perché il sapore troppo forte non mi piace, deve essere un sapore un po' delicato. E questa è l'essenza di fiori d'arancio. Lo stesso ne metto mezza, però se vi piace più forte mettetela tutta. Bene. E quindi anche questo passaggio è fatto. Adesso non ci resta che aggiungere la crema pasticcera e il grano cotto che nel frattempo si è raffreddato. La crema pasticcera poi vi metto il link, ma credo bene o male la sapete fare tutti, e ne ho messa soltanto 120 grammi. Quindi aggiungo il grano, l'impasto, il grano cotto che si è raffreddato, la crema che avevo appoggiato tutto in frigo. Quindi faccio amalgamare, giro con un cucchiaio ed il ripieno, eccolo qua, è pronto. Io l'ho già assaggiato, è buonissimo. Un cucchiaino, veramente buono. È dosato così al punto giusto. Passiamo alla cottura. Prepariamo questo ruoto di 22 centimetri che ho imburrato e infarinato. Tiro fuori il ripieno del frigo, eccolo qua,
proseguo adesso a stendere la pasta frolla, vedete? Molto bello, profumatissimo, buono più che bello. Quindi adesso mi allargo la pasta frolla, ci levo un pezzetto che userò per le strisce e per fare due piccole mini pastiere. Avete visto, non deve essere sottilissima, però nemmeno molto alta. Mi aiuto con la farina, arrotolo sul matterello e poi appoggio direttamente sul ruoto. Allora, deve arrivare fino al bordo, eh? E quindi tagliamo così oppure con un coltello, come volete, aggiusto un pochino con le mani. Non fa niente se non è precisissima, perché poi in cottura tanto si aggiusta. Poi la pastiera deve essere un pochino proprio a livello rustica, con pochi fronzoli, imperfetta come la facevano una volta. Bene, aggiusto con le mani. Vabbè, magari sono andata anche troppo imperfetta, però l'importante poi è il finale. Bucherello con la forchetta, perché poi si gonfia l'impasto, quindi servirà a farlo gonfiare di meno. Ho acceso il forno a 170 gradi. Io l'ho messo ventilato, però la ricetta parla anche di statico, vedete voi, insomma. Aggiusto un pochettino meglio i bordi. E poi giro tutto il ripieno. Questo ripieno è perfetto per questa misura di contenitore, però io, siccome voglio fare questa mini pastiera per assaggiare anche per sentire il sapore, perché poi tutta quella grande di pastiera la lascio per Pasqua. Vedete, ho lasciato appena un pochino, però ci andava tutto, eh. Livello così, in questo modo, così si aggiusta, e adesso farò le strisce da mettere sopra. Ci sono delle leggende, chiamiamole così, che dicono che la pastiera deve avere 7 strisce. Non mi chiedete perché, qualcuno dice per i rioni di Napoli, ma non so. Chi dice altre cose, magari se c'è qualche amica di Napoli che ne sa di più, magari accettiamo consigli, così ci togliamo la curiosità. Io adesso rispetto la tradizione, ne metto 3 sotto e 4 sopra. Oh, le strisce devono essere proprio così, eh? Proprio appunto per rimanere sull'imperfetto, diciamo così. Deve essere proprio rustica la pastiera, con pochi fronzoli, altrimenti io all'inizio la tagliavo con le rotelle per farla venire un pochino più carina le strisce, ma invece no, si fa così. Bene, finisco di aggiustarle, taglio l'eccesso e poi vado ad infornare. Allora, ci vorranno all'incirca 50 minuti per la pastiera grande. Per le mini pastiere ne ho fatte due, basteranno 20-30 minuti, poi vediamo. Comunque quando sopra è bella colorita, è pronta. Le mini pastiere naturalmente sono venute bassine perché non avevo il mini ruoto, le ho messe nei contenitori delle crostatine, quindi vedete non sono molto alte. Però l'ho già assaggiata, è buonissima, poi calda, calda, strepitosa, veramente strepitosa. Bene, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a condividere e iscrivervi al canale, naturalmente. Di seguito vi metto qualche foto delle fette della pastiera che avevo fatto qualche giorno fa, naturalmente che è già finita perché l'abbiamo mangiata tutta. E quindi sono foto di repertorio perché questa grande adesso la imbusto e la lascio. E bene, che dire, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!